Ciao a tutti, eccoci qui con un nuovo video Relove. È un po' che non faccio un video riutilizzando prodotti che ho nella mia makeup collection da un bel po' e che magari, insomma, sono interessanti e si possono riutilizzare. Oggi voglio dare un'altra chance all'acquisto che più di tutti mi ha deluso nel tempo, ovvero la palette di Huda Beauty. La Desert Dusk, schema colori pazzesco, vario, tutto quello che volete, ma poi sull'occhio non valgono tutti i 60 euro e passa che ho speso per questa palette. Mi ha proprio deluso all'infinito. Ogni volta che la guardo e che ci penso, dico, mannaggia, me li potevo tenere. Ma vediamo, insomma, di combinarla con altri prodotti e capiamo se, insomma, qualcosa può regalarci ancora, perché questi duochrome sono bellissimi, ma poi più che altro che sono tutti uguali sugli occhi. Ecco, sigla e cominciamo. Ovviamente, come sempre, prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un like e un commento qui sotto e di seguirmi su tutti i social che trovate nell'info box. Come vi dico sempre, per me è super importante e quindi, insomma, se non siete iscritti, iscrivetevi, eccetera, eccetera. Cominciamo subito con il make-up. Vediamo, ok? Inizio applicando un po' di correttore come base, perché altrimenti la base di neve con gli opachi è troppo impertinente e quindi non mi permette di sfumarli al meglio, ma la utilizzerò dopo. E dalla palette vado a scegliere Saffron, che è questo, e lo vado a sfumare nella parte più esterna ed interna di palpebra, e per farlo utilizzo un pennello denso da sfumatura. Ok, sfumo un po' con Desert Sand, ecco, per assurdo sono più intensi i colori più chiari o comunque danno un risultato più immediato rispetto a quelli più strong, tipo Saffron, che una volta applicato perde subito. Cioè, guardate, dopo questa palette io di Huda non ho più acquistato niente di niente. Ero molto tentata, ma poi mi sono ricordata di questa amara delusione. Per il centropalpebra scelgo Sticky Colla di neve, ne basta poca, e applico questa per gli ombretti metallizzati, glitterati, eccetera. È pazzesca perché ha una presa incredibile e li fa durare tantissimo. Scelgo Twilight e lo applico. Come fondotinta scelgo questo di Catrice All Matte Plus. La mia colorazione è la 027 Amber Beige, anche questo è un Relove. Questo video è un parto, un parto. È un'ora che sono attaccata qua e non ho combinato quasi niente. Gesù. Allora, andiamo avanti e come prodotto per il viso vado a prendere questo Heat Spell Duo di House Labs, quando ancora era rivenduto su Amazon. House Labs è il brand di Lady Gaga, sapete che ha fatto un restyling potentissimo e non è più venduto su Amazon purtroppo. I prezzi sono anche un po' cresciuti. Ogni tanto anche lì mi viene voglia di acquistare qualcosa, ma ho sempre paura che ci sia la dogana, eccetera, eccetera, quindi
per ora lascio perdere. Non fate caso alle mie dita perché nel mentre ho distrutto anche il pennarello per sopracciglia di Bella Oggi e mi è rimasto tutto sulle dita e sulle unghie. Comunque vado a prendere il bronzer. Forse qualcosa del vecchio House Labs su Amazon si trova ancora in super sconto. Se posso suggerirvi, acquistate le matite labbra e se c'è ancora l'eyeliner nero che si chiama Punk ed è pazzesco. Anche il blush è antichissimo ed è questo qui di Paula P della linea Blush Me, la 07, la colorazione 07, molto carina. Oltretutto loro sono padovani come me. Terminiamo gli occhi e vicino alle ciglia inferiori applico mask. E nell'angolo interno cashmere. E anche un po' di twilight così da riprendere quello che ho applicato al centro. Cioè, non so com'è la vostra percezione, ma secondo me soprattutto il rosso ha perso tantissimo di intensità. Come mascara scelgo questo di Essence, quello per occhi sensibili, uno dei miei preferiti, finalmente qualcosa di bello, scherzo, però è davvero uno dei miei preferiti, lo utilizzo spesso e volentieri, anche perché questo si leva con l'acqua. E direi che fa un effetto notevole. Sulle labbra vado ad applicare questa matita di Essence che si chiama Going Steady, la 09 della linea Soft Contouring. E come rossetto vado ad applicare una delle Ruby Jewels di Neve Cosmetics, in particolare Detective, altro prodotto che ho fatto tanta fatica a utilizzare perché su di me sono un po' difficili. Non per tutti è così, perché so che tante persone li hanno provati e sono innamorate di queste tinte labbra. Io faccio fatica. Non mi piace moltissimo, ma la chiudo qui perché è stato infinito questo video. E quindi eccoci qua. A fine video, ho cambiato opinione sui prodotti che ho utilizzato? No, sicuramente non sulla palette, la riutilizzerò, forse i duochrome con la base di neve, magari qualcosa riesco a ricavarci, ma gli opachi no e poi no, proprio ogni volta mi delude sempre di più, anche perché poi adesso è molto secca come palette, quindi è ancora peggio. Il look è anche carino, è abbastanza moderno, mi piace questo riflesso centrale, però comunque ho fatto molta fatica. Il fondotinta, vi dirò, non me lo ricordavo così, quindi sono contenta di averlo riprovato perché il finish mi piace e anche il blush e anche la terra, però insomma di questo ho sempre avuto opinioni positive. Forse la tinta labbra questa volta si è applicata meglio rispetto alle prime volte, quindi quando sono usciti i prodotti e li ho provati. Fatemi sapere se anche voi avete un prodotto che vi ha deluso tantissimo, ancora peggio se costoso come questa palette, e se siete arrivati fino a qui lasciatemi un emoji rossa qui sotto nei commenti. Io vi abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao!